Un mese e mezzo di lavoro per rimettere in sesto le strade dell'Alto Canavese, per ricevere la 13ª tappa del Giro d'Italia, un lavoro intenso per il servizio viabilità 1 della città metropolitana di Torino, per i suoi cantonieri, una quindicina impegnati sulle strade e poi anche gli operai e gli addetti di ditte appaltatrici. Si è dovuto togliere tanta neve sulla strada provinciale 50 del Colle del Nivolè per arrivare al lago Serù, si sono utilizzate due frese e due pale, un grande lavoro, soprattutto un lavoro che i cantonieri qua del luogo hanno sentito con particolare attenzione, perché è una promozione importantissima per questa valle, per questo territorio. Qui hanno collaborato alla riapertura della strada i cantonieri del circolo di Pont Canavese ed in particolare i tre cantonieri di Stanza a Ceresole Reale. In collaborazione con il responsabile e i cantonieri del circolo di Castellamonte per quanto riguarda anche la salita a Pian del Lupo. La fortuna è stata, rispetto all'anno scorso, qualche metro di meno di neve. Basti pensare che siamo partiti subito dopo il 1° maggio dal chilometro 6.700 e siamo arrivati al Serù già una decina di giorni fa. Purtroppo abbiamo avuto nel frattempo delle condizioni meteorologiche non favorevoli, con qualche nevicata notturna, una in particolare ha portato 40 cm di neve fresca una settimana fa.